completiamo quello che è stato definito il sesto livello, praticamente un livello non, che è venuto fuori dalla possibilità di adeguare la risposta al Covid, a quelle che erano le nostre realtà ambientali, quindi è stata monitorata questa possibilità e quindi abbiamo colpito nel segno. L'ultimo livello, il potenziamento del pronto soccorso e il potenziamento delle rianimazioni. Noi avevamo bisogno di risolvere i problemi dell'iperafflusso, avevamo bisogno di aumentare i posti letto di terapia intensiva e il trasferimento delle rianimazioni ha consentito di attestarci a 32 posti letto e ha creato la possibilità di avere un ulteriore bacino, diciamo, un ulteriore polo di sviluppo della terapia intensiva. Quindi siamo al sicuro per quanto riguarda il gap intensivistico che all'inizio della seconda ondata si è rappresentato. E poi, liberando gli spazi di rianimazione, si è integrata la struttura campale con le rianimazioni preesistenti. Uno dei tanti motivi per cui era sbagliato individuare altrove la risposta intensivistica alla pandemia. Quindi una risposta integrata che ha prodotto 46 posti di subintensiva al pronto soccorso, che chiaramente ci mette a riparo, ripeto, dalla terza ondata che non conosciamo né quando inizierà, se inizierà, quando durerà, non conosciamo le intensità, non sappiamo quando influirà il vaccino nel ridurne l'intensità, però noi, secondo la logica in medicina emergenziale, dobbiamo sempre prepararci oltre misura, cioè al peggio, che speriamo, crediamo non si verifichi, ma comunque dobbiamo essere pronti. In un momento in cui vi era la necessità di supportare il Policlinico Riuniti di Foggia con il direttore Dattoli e con il capo della Protezione Civile Regionale, con il collega Loparco, su indicazione anche del presidente Emiliano, abbiamo ritenuto opportuno di potenziare questa struttura con 20 posti di osservazione a breve intensità, quindi parliamo di una struttura che si affianca al pronto soccorso e che complessivamente da oggi ai riuniti 46 posti letto di subintensiva. Ed è evidente che questo serve al Policlinico Riuniti di Foggia e serve anche qualora dovessimo affrontare la terza ondata Covid. Ci auguriamo che questo non avvenga, ma è evidente che c'è la necessità di supportare ancora di più questo ospedale. Sicuramente questo serve a prepararci per una eventuale, speriamo poco probabile, terza ondata. Ma anche immediatamente, anche subito, questi posti letto saranno attivati, decongestioneranno le aree di ricovero del Policlinico e quindi lasceranno più spazio a quella che è l'attività no-Covid, che in questo periodo ha sofferto davvero tantissimo.